Io credo che il programma EFSI invece non sia riuscito a colmare quello che è il gap degli investimenti dell'Unione Europea proprio perché c'è una crisi fortissima della domanda e questo è legato ai vincoli che sono stati introdotti nei nostri trattati che andrebbero rivisti. E a proposito, a breve ci sarà la discussione sull'introduzione nel regolamento UE del Fiscal Compact e bisognerebbe andare contro questa introduzione proprio perché incentiverebbe delle politiche d'austerità depressive per l'economia e depressive per gli investimenti. Abbiamo bisogno di più investimenti pubblici. Sul piano Juncker, nello specifico, analizziamo come molti dei progetti abbiano avuto uno scarso impatto dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Mi spiace non c'è questa addizionalità che la Commissione ha promesso perché andando sul sito di EFSI vediamo come molti dei progetti siano in infrastrutture ad alto impatto di CO2, quindi raffinerie, gas, autostrade e quindi mi chiedo anche come i Verdi possano sostenere questo tipo di progetto. Grazie.